titolo è ormai lontano per la fanciulla d'Anzio, vicino invece il posizionamento in Coppa, che però con la coda lunga fa gola un po' a tutti ed anche all'Enea Pomezia, determinato a far valere il fattore campo. E si capiscono subito le intenzioni dei neroverdi, che passano a stesso minuto il cross di Daddona per Fiorentino. Non ci arriva, ci arriva però Di Giulio in colpo di testa in tuffo e porta in vantaggio l'Enea Pomezia 1-0. La fanciulla d'Anzio può rispondere pochi minuti dopo ancora su Piazzato, questa volta Renda a mettere in mezzo, trova Recolani, battuta in rete a colpo sicuro, ma c'è Di Giulio, giornata incredibile per lui, salva tutto in maniera provvidenziale sulla linea. Insieme a lui in palla anche Daddona, che prova su calcio di punizione a metterla sul primo palo, pallone che finisce alto sopra la traversa. Ma la fanciulla Ceci prova su calcio d'angolo a cercare testa di testa. Non è uno scioglilingua, ma un grosso pericolo per l'Enea Pomezia. A salvare tutto la traversa. Si arriva poi alla ripresa. Ci prova in avvio su azione personale Esposito in numero. E poi il tiro respinto con i pugni da Frattaroli. Pianelli getta nella mischia Garzia, che porterà a scompiglio e quasi trova il gol subito dopo con il colpo di testa mirato al secondo palo. Non trova lo specchio per un niente. Trova invece il secondo gol l'Enea Pomezia, ancora con un cross perfetto di Daddona. Non la trova Lita, la trova invece Enderley, Nestirada, e regala il 2-0 ai padroni di casa. Via anche la maglietta, grande gioia per il difensore che concretizza l'ennesima punizione perfetta di Daddona. Fanciulla d'Anzio che poi resta anche in 10 per l'espulsione di Benedetti, parola di troppo detta all'arbitro. Gli ospiti possono comunque accorciare le distanze, ancora con Esposito lanciato a rete, questa volta Morris Frattaroli fa gli straordinari. Non c'è più tempo, fischio finale, torna il sereno dopo la tempesta per l'Enea Pomezia, che sfodera una grande prestazione contro una fanciulla d'Anzio forse ormai sazia. Tutto cuore fondamentalmente, perché comunque venivamo da una sconfitta pesante, e giocare contro avversari come con la loro punta è divertente, divertente perché comunque è tosto, ci dimette tutto per fermarlo. Purtroppo ho notato che dalla partita dopo il derby le cose sono un po' cambiate. Ho visto gente appagata, gente che si è venuta a allenare meno. Se non cambiamo testa, i playoff purtroppo li affrontiamo un po' male. La squadra ha fatto perfettamente quello che comunque si era detto e si era chiesto negli spogliatoi. Comunque rimangono i rimpianti per quella che è stata la nostra stagione. Potevamo fare meglio, ma ci prendiamo questi 3 punti, va bene così.